Oh, rieccoci ragazzi sul canale Dani Maggio, eccoci qua con l'inizio di una nuova serie. Sto parlando ovviamente di The Evil Within 2, gioco per PlayStation 4, Xbox One e PC. Lo sto avviando adesso per la prima volta, sto giocando di venerdì 13 sera. Cosa c'è di meglio che giocare un horror in questa serata incredibile, piena di mostri e di fantasmi e spiriti che vacano in aria, avrebbe detto il mago Gabriel. Inizializzazione profilo. Puoi modificare le impostazioni del menu opzioni in qualsiasi momento. Vi ricordo che questo gioco adesso lo inizierò, ma poi i successivi gameplay li porterò insieme a un mio amico. Quindi avremo un audio, avrete praticamente un gameplay, un commentary. Commentato appunto da me e dal mio amico Massimo per i prossimi gameplay. Quindi, magari farò il primo e il secondo gameplay io, adesso vedremo come sarà il gioco. Intanto qua ci sono i comandi del gioco: attacco corpo a corpo, copertura, comunicatore, ricarica torcia, interagisci. Io direi di lasciare tutto così perché il tipo B com'è? Ma io lascerei tutto così. Scheda comandi per giocatori neofiti della serie con familiarità che spara tutto in terza persona. Schema comandi di giocatore con la serie. Io The Evil Within 1 l'ho finito, ci sono anche tutti i gameplay qua sul mio canale, ma andrei col tipo A perché i comandi non me li ricordo nella maniera più assoluta. Tra l'altro mi hanno dato anche la tazza che mi arriverà a giorni con la tazza ha questo simbolo sopra. Regola la luminosità in modo da vedere a malapena l'immagine al centro. Dice a malapena, ma metterei, diciamo così, dai, su un 18 può andare bene. Salvataggio in corso. Hai sbloccato The Last Chance Pack. Gli oggetti bonus verranno aggiunti al tuo inventario durante il capitolo 2, dopo aver iniziato una nuova partita. Benissimo, ragazzi. Questo è il pack che ho scaricato e che era all'interno del gioco. Quindi abbiamo un aiuto in più, se così possiamo dire. Opzioni. Andiamo a vedere un attimo le opzioni prima di iniziare il gioco. Tutto in italiano, ovviamente sia i testi che i dialoghi. I comandi, vabbè. Grafica. Regolazione gamma, grana, pellicola, aberrazione cromatica, attivo esito degli effetti, lascerei sì. Poi dovrebbero esserci le bande nere esattamente come nell'1, che però io in questo seguito non metterei. Non so neanche da dove si attivano, probabilmente sempre dalle opzioni. Nuova partita. Attenzione, il detective Sebastian Castellanos è tornato. Poi diciamo Reno Morello, difficoltà, sopravvivenza, per chi vuole vivere un'esperienza survival horror basilare, tieni d'occhio le risorse e affronta le situazioni con cautela, senza lanciarti a testa bassa. Per chi ama le sfide, i giocatori più esperti del genere survival horror, le risorse sono limitate ad attacchi nemici molto più dolorosi, e sopravvivere dovrai gestire al meglio gli oggetti e giocare con cautela. Consigliati ai giocatori che hanno apprezzato la difficoltà del primo capitolo della serie. Inesperto, per chi vuole seguire la storia senza difficoltà, gli oggetti sono abbondanti, potrai subire molti più attacchi prima di morire. Io metterei sopravvivenza. Scegli se utilizzare la funzionalità di mira assistita. La mira assistita punterà automaticamente il mirino verso i nemici, riducendo significativamente la difficoltà degli scontri. Consigliamo ai giocatori esperti di impostarla su disattivata. Io farei no. Facciamo no, ragazzi. Rendiamo il gioco un pochino più difficile. Facciamo no, dai. Speriamo di non aver fatto una minchiata. Abitazione in fiamme, tragico incendio. Uccide bimba e babysitter. Attenzione, attenzione, stiamo entrando in un nuovo incubo. The Evil Within 2, qua sul canale Dani Maggio. Salvataggio in corso. Il gioco quindi dovrebbe avere degli autosalvataggi, credo. Vedremo se sarà come il primo, dove potremmo anche salvare magari in qualche stanza. Di solito mi sembra che registravamo i dati con una specie di registratore. Capitolo 1, tra le fiamme. Oh no, non sta succedendo. Tutto in italiano il gioco, ragazzi, vi ricordo. Stupendamente sublime. Io direi veramente proprio. Sebastian Castellanos, corri subito verso la casa in fiamme. Oddio, Lily. Lili. Lili, cosa ci sei? So. Attenzione, apri con X. Ma che cazzo è? Ma guarda che roba! C'è tutto in fiamme così? Passiamo da quest'altra parte. X.
Attenzione, attenzione. Cazzo. Mi ricordo che sto registrando una PS4 Pro, ragazzi. Incosciente. Lily, sono qui. Lily. Dove sei? Minorenne, dove sei? Oddio, è ma... di sopra. Che cacca accade? Ma guarda che roba. Vediamoci intanto intorno, Crivio. In questo primo capitolo stupendamente bello. Sto gioco c'ha dei colori che sono stupendamente sublimi. Daniele, smettila di fare il mago Gabriel. Cosa è successo? E c'è la mosca. Le bombe di Maurizio! Daniele! Beh, io direi di seguire la strada e andare su. Papà, aiuto! Arrivo, Lily! Resisti! Lily, resisti, che quando arriviamo sei carbonizzata. Daniele! Lily? Sono qui, Lily! Sono qui! Dove sei, Lily, no? Come ci abbassiamo con R3? Scomodissimo accovacciarsi con R3, però, Qua levetta. Direi che dobbiamo andare di qua. Penso veramente proprio. Apri. Lily! Lily! Vieni fuori! Lily! Faccia assurda, Castellanos! Sono qui! Papà è qui! Non eri qui per me, papà. Ma che cazzo stai a dire? Lily, vieni tra le mie braccia veramente proprio. Daniele. Che cazzo è? Ma come? Ma vaffanculo, cretina! Guarda sta bastarda! Che cazzo è di fa? Bene, siamo subito alcolizzati. Dove siamo? Alla Guinness? Alla Guinness di Moncaglieri, ne? Vicino a Torino. Daniele. Se non approfittate, programmatori, un tantino un po'. E questa? È quella dell'uno? Non mi ricordo più. Kidman. Ah, Kidman, sì. Ciao, Sebastian. È passato di tempo. Veramente proprio. Sono 3 anni. 3 anni che continuo a cercarti senza sosta. E pensavo bastarda. Sul fondo di una bottiglia. È così? Sì, ma calma. Cosa ci fai qui? Dannazione! Non mi hai trovata perché loro non l'hanno permesso. Calma, ma loro chi? Sapevi che cosa sarebbe successo in quell'ospedale, vero? Dimentica ciò che è successo al Beacon. Lascia perdere. Mi ricordi tanto quello psicologo che mi hanno obbligato a incontrare? Ma chi? Lui non aveva le risposte. Tu sì. Mi devi parlare della Mobius. Di cosa? E questi chi sono? The Men in Black? Sono buttati qua. Sono venuta per questo. Ma calma, viva, Sebastian. Ma non mi dire che dobbiamo di fuoco fare un viaggio della Madonna come nel primo, eh? Lily è morta. Ho letto il verbale della polizia. Sono stato al funerale. Possiamo riscrivere. Ma che cazzo stai a dire? Inscenare una morte è facile. Pensi davvero che mi sia fatta viva soltanto per mentirti? Lily è ancora viva. Ed è con noi. Ma è in pericolo. Abbiamo bisogno di te per salvarla. Salvarla? Che cosa le avete fatto? Ma che te strilli? Non devi toccarmi. Non devi toccarmi il cazzo, Daniele. Ah, l'anima della Madonna addolorata. Ma cosa sei, son? Bastarda! Speravo avresti accettato volontariamente, Sebastian. Ma non abbiamo tempo per queste stronzate. Sì, ma sempre con estrema calma, eh? Devi aiutarci. Lily ha bisogno di te. Ma... realmente, signora? Sh-
Siamo svenuti veramente proprio. Sebastian, sei sveglio? Bene. Bene. Molto bene. Dove siamo? Dove cacca siamo? Muovi visuale. Sei in una delle nostre strutture. Ah, mi stanno portando Mobius, eh? Su una sedia a rotelle veramente proprio. Non sai quanto sono potenti. Ma chi? Così potenti da rapire un ex poliziotto depresso per chiedergli aiuto. Il tuo senso dell'umorismo non è cambiato. Basta con le stronzate. Dov'è Lily? Pazienza. Le risposte che cerchi sono qui. Veramente è proprio stupendo. L'incidente del Beacon Mental Hospital è stato un increscioso intoppo. Ma abbiamo usato la conoscenza acquisita per creare uno stem nuovo e migliorato. Ricordiamo che il primo aveva un finale assurdo, ragazzi, di sto gioco, di sto serie qua. Cosa c'entra mia figlia in tutto questo? Immagini milioni di menti connesse tra loro. La felicità di uno è la felicità di tutti. Ma che c'è questa macchina, questo miracolo. Quello che doppiava Real TV. Grandezza alla nostra specie. Anche il padre di Kratos. Avevamo bisogno di una mente. No, Zeus, non il padre. In grado di supportare migliaia di personalità. È la voce di Zeus di God of War 3, questa. Scusate ragazzi se ogni tanto parlo sopra, ma... Avete connesso Lily a quella macchina? Sua figlia è davvero speciale. Speciale. Il nucleo più stabile che abbiamo mai analizzato. Grazie a lei, il nuovo stem è stato un successo strepitoso. Fino ad ora. E non ha una faccia molto raccomandabile questo qua. Poco più di una settimana fa, Lily è sparita. Ha smesso di inviare segnali. E lo stem ha iniziato a collassare. Pensavamo che fosse riparabile. Un semplice guasto. Così abbiamo inviato una squadra di operatori Mobius. Ma abbiamo perso il contatto e ora lo stem non funziona. Ci rifletta, signor Castellanos. Io le sto dando un'opportunità. Non solo di riabbracciare sua figlia, ma di salvarle la vita. Qualcosa che non è riuscito a fare in passato. Sì, ma sempre con meno arroganza, eh. O salvarla. O lasciarla morire. Mi ricorda il tizio di Half-Life, questo qua, vagamente. La scelta è sua. Di Half-Life 2, forse, era. Non mi ricordo più. Bella ragazza, uno fa di fibra, cazzo! Sì. Daniele, la vuoi smettere? Buona fortuna, Sebastian. E ti prego, cerca di collaborare con i membri della squadra che incontri. So che non ti fidi di noi, ma hanno il tuo stesso obiettivo. Esatto. Lavoro meglio da solo. Ricordati di contattarmi quando trovi Lily. Così possiamo avviare il processo di estrazione. Sarò qui fuori ad aspettarti. Ma che sei, una spia? È una spia, Damo! Daniele! Mentre lì dentro ti aspetterà qualcun altro. Sei pronto? Quindi? Che cacca accadrà adesso? Ci manderà veramente proprio in un incubo, io credo. Fai attenzione, Sebastian. Contiamo su di te. Bella raga, se io sono Fabri Fibra, cazzo. Tutti vogliono un fenomeno. Tra 3, 2. Ah, ecco perché a cosa si riferiva anche la copertina del gioco. Ma siamo sprofondati veramente proprio. Ma che cacca accade? Bethesda Softworks present. Che diavolo sta succedendo? Ma non saltiamo ovviamente.
Giù dal muro, Betto Pombolo, poi si è fatto un capitombolo. A Tango Gameworks Production. Poi è uscito fuori dal guscio col cappello di sghimbuscio. Tu mi piaci, signorina. Signore! Daniele, smettila di citare Il silenzio dei prosciutti, il film. Bene. Siamo atterrati veramente proprio. The Evil Within 2, ragazzi. Questo era tutto un prologo, praticamente. Scusate, ragazzi. Ma quindi questo era già il capitolo 1? O ci fa giocare ancora un pezzo? Stupendamente sublime. Storie e setting. Sui film. Trent Haga. Tra l'altro non so se... c'è sempre Shinji Mikami, che era il programmatore di Resident Evil, uno dei responsabili del primissimo Resident Evil. Ragazzina, aspettami veramente proprio, sto arrivando. Papà, ma Dio fa. Arrivo, Lily. Papà. Lily puzziana, aspetta. Lily, so cosa si sei? Ma la nostra piccolina non c'è più. No, non lo accetterò mai. Se non vuoi aiutarmi, scoprirò da sola la verità. Ah, c'è una luce di qui. Dove diavolo mi trovo? Ma che cazzo è? C'è una chiamata. Ma sta musica che c'era nel trailer, tra l'altro. Cos'è? Super Quark? Ma che cosa succede, sei, no? Ah, come gioca Del Piero. Ah, come corre Sebastian Castellanos, no? Un telefono sublime. Pronto? Ma non mi sembra un telefono. Ma che cacca accade? Al mondo ci crea intorno a noi veramente proprio John Jonas, il direttore. Quindi non c'è Shinji Mikami in questo secondo capitolo. Malissimo. Come dopo una brutta sbornia. Tranquillo, passerà appena la tua mente si sarà ambientata. Sei in un'area separata dal sistema principale. È così che riusciamo a restare in contatto con te. Questo posto è la tua stanza. Ah, d'accordo. È creata attingendo ai tuoi ricordi. I miei ricordi, eh? Se è così, dove sono mia moglie e mia figlia? Sembra il mio vecchio ufficio al Dipartimento di Polizia di Crimson City. È stato il tuo subconscio a ricrearlo. Dovresti chiedere a te stesso dove sono. Veniamo al dunque. Abbiamo inviato delle informazioni alla tua stanza. Vedi qualcosa di poco familiare? Qualcosa di poco familiare. Veniamo veramente proprio. Beh, qua c'è la X da schiacciare. Delle foto di operatori della Mobius. La vostra squadra dispersa, immagino. Esatto. Informaci se riesci a trovare qualcuno. Sei il nostro unico contatto all'interno dello STEM. Anche loro cercano Lily e sono bloccati a Union. Union. Lo STEM è stato progettato per riprodurre una cittadina chiamata Union. Ok, quindi anche ai vostri esperti serve aiuto, eh? L'unico che può farlo sei tu. Grazie della vostra fiducia, ma sono qui solo per trovare Lily. Ci sono altre informazioni, controllale prima di andartene. Ma che cazzo stai a dì? Ah, subito capitolo 2, qualcosa non va. E beh, ragazzi, ma allora io mi fermo subito qua, perché devo cercare di dividerlo in capitoli. Cerca i membri della squadra di ricerca Mobius all'interno dello STEM per raccogliere indizi su Lily. Bene, quindi il gioco avrà salvato, no? Io penso veramente proprio, perché se io faccio torno al menu principale senza salvare la partita... credo che il gioco abbia salvato, mi auguro, perché questi altri tasti, lui si guarda intorno terrorizzato intanto, ancora non abbiamo, però se vado su opzioni non mi fa salvare, vabbè. Ragazzi, insomma, questo era il primo capitolo di The Evil Within 2, rimanete sintonizzati sul canale d'Animaggio perché continueremo e arriverà ovviamente il secondo capitolo, non so quando, ma arriverà, rimanete sintonizzati, ciao a tutti, Dio fa. Ragazzi, direi che il gioco non ha salvato la partita, quindi... volevate la fine del gameplay! Volevi! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Daniele, smetti di fare Zeb!
E dunque continuiamo, anziché finire così il primo capitolo, continuiamo ancora un pezzetto, perché il gioco non ha salvato la partita. Blake, capo squadra. È il primo che devo trovare. Beh, nome William Baker, età 39, sesso maschio, 1,85 m, 87 kg, ruolo primario, capo squadra, abilità secondarie, specialista di combattimento, pianificazione, tattica. Quest'altra foto cosa dice? Oh. Ma funziona o Lily, la tua squadra e ora io. Siamo tutti bloccati nello stem. Non capisco perché non possiate semplicemente disconnetterli e svegliarli. Grandioso. La Mobius ha davvero degli ottimi piani B. Non credo che constatare l'ovvio ci aiuterà, Sebastian. Devi trovare Lily. Altrimenti lei, tu e chiunque altro lì dentro morirete. Sempre con estrema calma, vediamo cosa dice quest'altra cosa qua. Hoffman. Yukiko Psicologia e Hoffman, sorveglianza. da 32, sesso femmina, Sembra abile. 1,63 m, 50 kg. Analisi psicologica come ruolo primario, abilità secondaria, medico di squadra, sorveglianza. Quest'altro qua. Sykes, un tecnico, Età ma 30, che ha un sesso addestramento di maschio, base. 1,73 m x 73 kg, ruolo primario programmatore software STEM, abilità secondarie, telecomunicazioni, uso di armi leggere. Liam O'Neill. O'Neill, 31 Probabilmente non anni, si ma ne aspettava dimostra Wise almeno che potesse 52 strategizzare. quello, vabbè. Sesso maschio, altezza 1,78 m, peso 75 kg, ruolo primario, supporto tecnico, abilità secondaria, fabbricazione, equipaggiamento, logistica. Questo? Harrison, Harrison, specialista di combattimento, età 37, Dovrebbe maschio, sapersela cavare. 1,78 m, 80 kg, ruolo primario, supporto hardware, abilità secondaria, riparazione, equipaggiamento pesante, pesante, un tantino un po' pesante, specialista di combattimento. Direi che abbiamo visto tutte le foto, no? Vabbè, dobbiamo vedere le altre qua. Union, eh? Una tipica cittadina americana. È per far sentire a proprio agio i soggetti dei test. A proprio agio. L'esatto opposto del Beacon. Ciò che successo era fuori dal nostro controllo. Non mi sembra che questa volta la situazione sia diversa. Ascolta, non ho idea di cosa troverai laggiù. Se vuoi informazioni, ti consiglio di parlare con la gente del posto. Sai, no? Passare il terreno, come mi hai insegnato tu tempo fa. Non sei mai stata una detective, Kidman. Anche tu ormai non sei più un detective. Ma cerca di scoprire qualcosa, ok? Molto bene, direi che abbiamo visto tutte le foto, possiamo probabilmente uscire dalla porta, no? Bene. Vediamo veramente proprio che cosa Un succede. gatto. Non ricordo di aver avuto un gatto. Ma maledetto di un gatto, miau, crivio. Ma che bello del gattino. Un proiettore? Scusate. Da quali ricordi affiora? Dalle elementari? Un gatto stupendamente sublime, diapositiva, reliquia, scusate, dell'era pre-smartphone, si trovano solitamente nelle soffitte e ai mercatini dell'usato. Puoi visualizzare con il proiettore di diapositive nella stanza di Sebastian. Molto bene, qua c'è una tazza. Sarà la tazza che mi deve arrivare del gioco? Ah no, possiamo vederla direttamente, qua. Una diapositiva stupendamente bella. Cosa c'è? Non succede nulla. Ah. Kidman, ci sei? Non mi avresti detto nulla di Lily se il tuo macchinario non fosse andato a puttane. Ma Avrei passato come? il resto della mia vita a disperarmi, a te non sarebbe importato. Mi importava, ma non potevo dire nulla. Mi avrebbero ucciso. Non so se ti credo. Perché dovrei mentirti? Per manipolarmi, per farmi combattere come un bravo soldatino. Mi hai mentito in passato. La nostra amicizia si basava su una bugia. Non puoi Stronza. capire finché non perdi la tua famiglia. Non ho mai avuto una famiglia da perdere. Solo due persone che mi hanno messa al mondo e trattato come un peso, invece che una figlia. Meglio aver amato e perso. È questo che intendi? Forse. Almeno tu hai avuto persone che tenevano a te. Già. Ma che cazzo stai a dire?
Beh, praticamente abbiamo trovato solo quella diapositiva là, quindi possiamo alzarci veramente proprio. Cosa c'è lì per terra? Dei fagioli? Gel verde, è disgustoso e solitamente proviene dai nemici morti, ma se lo raccogli potrai usarlo per ottenere abilità più potenti. Grazie, amici. Grazie, Picio! Ma che Uno cacca specchio. cade? Dimenticon. Ah! Deve essere l'uscita. Perché Queste non erano le cose per la mente sal... non crea porte normali? Cosa c'è qui? Terminali di salvataggio. Usa i terminali di salvataggio per salvare i progressi in qualsiasi momento. Si trovano nei rifugi e nella stanza di Sebastian. Ok, ragazzi, prendete qua che salverò la partita. E quindi è qui che finiremo il primo video di The Evil Within 2. Scusate se avevo chiuso il video, volevo chiudere il video in anticipo, ma siamo qua. Poi, cioè qua, chiudiamo qua il video. E torneremo con il capitolo 2. Qualcosa non va. Ne abbiamo già fatto un pezzettino del capitolo 2. Abbiamo salvato. Insomma, ragazzi, rimanete sintonizzati. Tornerò presto sul canale d'animaggio. Questa volta vi saluto davvero. Ciao a tutti. Dio fa. Al prossimo video, mi consenta, dal vostro Silvio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale d'animaggio e attivate le notifiche. A presto, ragazzi. Ragazzi, a presto, ragazzi. Qua sul canale d'animaggio. Ciao a tutti. Dio fa.